Forza ragazze, forza a spalare merda, forza! Benvenuti in Kiwi! E benvenuti ragazzi in questa seconda puntata dello zoppatore cerca la zoppatrice, che sarebbe il contadino cerca moglie. Quindi già l'altra volta abbiamo visto alcune ragazze che già si davano belle da fare, un po' quei limoni, con delle conoscenze strane che a mano, vabbè. Quindi stavolta le ragazze andranno nelle fattorie di questi contadini a letteralmente a spalare merda. Ok, chissà cosa ci riserveranno, queste ragazzette. Quindi iniziamo subito, ma prima di cominciare ricordatevi ragazzi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere like, commentare, tutte le cose che dovete fare ma non fate mai, e lo fate stavolta. Ce la famo? Dai, iniziamo subito ragazzi! Le ragazze sono pronte ad irrompere nelle fattorie dei contadini. Martino! Iniziamo bene. Questo è lo spirito giusto. Ci serve una mano con le valigie. Oh, dovete arrangiarvi. Esattamente, ragazze. È arrivato il momento di tirare sui muscoli. No, amore, ti sei fatta male? Ecco, fantastico, meno male, se la siamo levata da forno. Sì. No! Ma come, ma sì, ma quell'altro sa ride. Dai, però, che se fa così, cagariola. E dai, però, mo fate il cheat, mo dovete far cheat, Maronna, no, è troppo... Leva! Mamma, tira addosso, sa? Che cazzo stai facendo? Ma falla meno piena! E lui me l'ha riempita! Santo cielo! Ma domo io la buttavi tutta addosso a quella merda. Te la fai? Ok. Sì, piano, che alzi tutta la polvere. No, non ho alzato la polvere, è facile prenderla in faccia. Schifo. Oh, sì, così ti fai la maschera proprio del viso. Invece che farla col fango, fai una bella maschera di merda. Ma sì, è solo erba tritata. Hai ragione. Non è che... Sì, tritata che a merda però. Ah, questa mi sta proprio simpatica. Tritata che a merda, beh, giusto, certo. Mi conviene andare a svuotare la carriola, se no non riuscite più. Ah, guarda che io ho il sedere di marmo ed è tutto sedere. Beh, adatto io no, quindi non ce la faccio. Addirittura il sedere di marmo, e che... vabbè, dai, tu mi sei simpatica, brava, forza e coraggio, dai a buttare a merda. Arrivato. Dai, quasi. L'hai fatta cadere. L'altro po' casca lei con tutta la carriola. L'hai fatta cadere giusta. Ma ti fai, bro? Oh. Ma ecco, s'addobbava con tutta la carriola, s'addobbava. Stai dentro, stai nella carriola, Sara, ti sei sporcata tutti i pantaloni. Eau de caquette, la nuova tendenza. Ma sì, questa è la nuova moda jeans sporchi del merda. Questa è la moda del 2021, dai, brava, mi piace questa intraprendenza. Ah, mi sento già meglio adesso che l'ho spalmata un po' più ovunque. Alla fine, secondo me, la cacca sta un po' bene su tutto quando lo sai portare con stile. Io mi ci sento molto. Eh sì, certo, sta bene con tutto la cacca, come il nero. Il nero va bene con tutto, così come la cacca. Brava, bella teoria, questa è una bella teoria. Che birra volete assaggiare? Chiara! Allora andiamo di là che dovete spillarvela da solo. Io mi faccio la doppia parte. Oh, questi già iniziano così a drinkare, a imbriacarsi. Ma beh, boom. Sono scelte giuste, sono scelte. Cin. Cin cin tutti quanti. Buona birra, brava, ottima scelta, Vabbè? Hai rovesciato la birra addosso. Vabbè? No, me l'ho lavato. Oddio, queste già sono ubriache. Oddio, già si sono ubriacate. Loro non le hanno portate a mano, a piedi. Ma sono rose. Stro***a. Ma no, ma come? Quella tutta carina, salutato. Ma ciao. Stronza. E maronna mia, che acidità. Signorine, benvenute.
Grazie. Wow. Nel mio grazie, range. O Massari, come la volete interpretare, voi la interpretate. E cioè, da Massari, range, sembra quello, è abbastanza ne vacche, cacca, sembra quello, cioè. Ragazze, mettiamoci gli stivali che andiamo a pulire i maiali. Ho proposto il porcile perché secondo me è il posto più sporco e puzzolente che ci sta. No, ma davvero? È proprio il più profumato, Questa a te. Vai. Io ho cambiato anche i bambini piccoli, quindi sono già nell'ambiente. Eh beh, sta già nella merda. Eh beh, merda di porcio, merda di bambini, diciamo. Stiamo là, stiamo, Siamo proprio vicinissimi. Sì, stretto sì. Contatto tutti quanti. Che bello! Non lo sentite questo gelo? No, poi se ti metti in quelle posizioni lì. No, sì, io sempre ho avuto un po' delle fantasie, tra virgolette, un po' porno. Come? Questa poi. Però ha fatto pratica a cariola. Ma fatto, però non te mette così, non te mette. Guarda il callo che mi è venuto. Ma già. Ah, dai, guarda, cioè, te lo giuro. Mi piacciono le cose dure. Vabbè, però se lo dici così, sorella cara, Emma, non mi piacciono le cose dure. Emma Ron. Vi picchiate prima della finestra. Dai, guarda che mi ha fatto! Non l'ho fatto apposta. No, non l'ho fatto apposta. Te la palla ha avuto tutto sulla testa. Non l'ho fatto apposta. No, no, per niente proprio. Scusa, non l'ho fatto apposta. Però per 3 volte. E mi ha anche urtato con la carriola. E continua a scocciarmi. Quindi, vabbè, per il momento resisto. Poi vediamo. Se vuole la guerra, guerra sia. Porella, però, dai, tutta. Oh, sono 3 voglia. C'è la popo con lei, c'è là. Sta riempita. Sta riempita in merda. No, i fiori! Quanto è caro! Ma che caro che è! Ultimo dei romantici! Oh, che carino! Proprio che i fiori ti è presentato! Che dolcezza! Insomma, vi presento i miei, siete pronte? Sì. Babbo! Oh! Jenny! Maria! La chiave! Ben arrivati! Grazie! E complimenti! Spero vi piaccia il posto! Grazie, sì! E grazie dell'accoglienza! Bene, ragazzi, buon divertimento! Grazie! Buon divertimento, ragazzi! E mo' ve voglio! Forbici elettriche, chi se la sente? Sì, io non vedo l'ora proprio di buttarmi dentro a questa esperienza, ma proprio... al massimo. Oh, brava, sta Natasha mi sta simpatica, sta proprio bella carica a 3000, sta brava. Chi se la sente? Come non detto. Edward, mani di forbice. Vai, brava. Beh, brava, dai. Vabbè, brava, taglia i rami. Devo salire da sola? Sì. No. Intanto andiamo su, vediamo che si fa. Eh sì, come ha detto, devi salire sopra. Eh già, sai com'è? Sei in campagna. Vai. Mi dà un po' fastidio, però vabbè, che... Vabbè, ancora non riesce a triplicarsi. È una per una, poco alla volta arrivo anche a te. Ma perché non mi guardi mai? Perché? Ok, ti sto guardando. No, non mi stai guardando. Ragazza, Sta a guidare il trattore, sta a guidare. O guarda a te o guarda a terra. Perché ti mette in imbarazzo? Abbastanza, sì. Davvero? Un po' sì. Non si lascia ancora andare con me. Probabilmente perché ci piacciamo. Beh, questo è da vedere più avanti, però mezzo... Va bene così, no, sì. Vabbè, dai, per stavolta. Dai, meglio che niente, su. Mo stanno a tirare l'acqua dal pozzo, stanno a tirare, vabbè. Vedete, c'hai pure le forze, però, brava. Sì! Bravissima, brava. Bella! Visto? Va, te va. Basta una volta. Certo, mo tira tutta l'acqua del pozzo. Come si dice, l'acqua del pozzo al suo mulino, no, no. Comunque mi merito un premio, Sì, no, perché è vero. Sono stata la più brava. Niente, indubbiamente ha vinto Martina la sfida. Vabbè, brava Martina, brava.
per il tuo modo di fare, una persona coinvolgente, capito? Tu sei stato come una spina per me, capito? E Martina mi vede che... Ma vede che un po' si sta un po' ingarricchiando, come si dice, no? Pure qua, guarda, ti è... vai! Ma come siamo finiti? Oh sì, questo, vogliamo vedere la sporcizia, come vieni a strate le mani. E già è pronto? Ok. Stasera sai cosa fai? Un bel massaggino. Ci sono anch'io, ragazzi, vi sento. Vabbè, state là, è normale che la senti, cioè, è normale, state là. Spara la merda. Ma spara sulla merda. Lo sto facendo, amore. Sara, sembra che vuole fare le cose per farsi vedere. Piano, piano, non va zuffate, già dal primo giorno, il secondo giorno. Piano, raga, piano, queste le vedo già belle, belle elettriche, tutte e due. Attendo a vedere se quando smetto, eh. Tranquillo. Senti un po', sei stata brava. Tanto. Sì. Attenzione. No, piano. Mi ha detto una cosa bellissima. Signora, i limoni, signora! Patapam! La seconda volta. Sta Sara sta bella agguerrita, brava. Sta bella attiva questa, sta bella... Papam! Basta, abbiamo capito, basta limonare, oh! Questa proprio... stanna proprio di gamba tesa, stanna, Fa avanti tutta. Vero fa? È passato, non ci ha guardato? Sei andato dritto, andiamo, me ne vado. Piano, raga, piano. Non arriviamo a conclusioni affrettate, Piano piano. Abbiamo terminato il lavoro noi. Cosa avete fatto? Abbiamo finito. Abbiamo fatto anche quello e l'abbiamo buttato. Grazie. Grazie a voi. Ah, sempre questo gelo mi viene addietro sulla schiena. Madonna mia, che situazione tetra. Questo comunque, a parte tutto, è veramente il mio paradiso. Chi è la prima che vuole testare? So che mi devo far spazio per il fatto che sono la più piccola. E io me le gioco tutte. Dai, brava Natasha. Giocatele tutte le carte. Vai. Pronta? Sì. Come una catapulta! Vieni, sì? Vengo io, dai. Che figata. Piano, favola sulla luna, favola. Mi ha dato la spinta. Forza! Mi costringe perché io le cose di forza non le faccio. No. La faccio un altro giorno. La fa un altro giorno? Che ti dico? Ci sono rimasto male. Certo che ci è rimasto male. Vabbè, magari c'ha le vertigini, c'ha paura d'altezza e non gli va. La pentola non l'ho trovata. No, si vede che qui non usano le padelle. Ecco, questo è perfetto. Ma è posa cenere. No, ma come nel posacenere? Oddio, stanno avvelenando! La frittata è stata fatta dentro un portacenere. Ci abbiamo provato. Ci avete provato e non lo rifate, raga. Lascia stare, la cucina non è per voi. Lascia fare, ci avete altre qualità. Ma la cucina, nata ristorante. Bella peppina! Che cos'è sta merda? L'ho appena sparata! Questo è un piatto speciale! L'abbiamo ideato solo per te! E mentre lo mangi puoi fumare la sigaretta! Che bello! Mentre mangi... sì, certo, una magnata e una fumata. Una magnata, una fumata e poi una sboccata. Magnata, fumata e sboccata, certo, è giusto. Provata non era male, però lui non ha gradito, quindi vabbè. No, ma davvero? Chissà come mai non avrà gradito. Adesso faccio a voi, alla vostra conoscenza. Scatiniamo l'inferno, al mio trasco. Poi questa sta sempre a bere, a brindare, a fare ambriacasse. Questo c'ha i silos de birra e ha voglia beve.
spero che abbia un modo per far capire magari a una ragazza che ha bisogno di passare un po' di tempo di più con lei. Eh beh, certo, ma piano piano, questo che è il secondo giorno, dagli tempo un attimo, non è che si può triplicare così de botta. Buonanotte. Buonanotte. Buon riposo. Dormi bene e sognaci. Logico. Magari no tutte e tre insieme perché te svegli. Eh beh, se non ci sono tutte e tre insieme, già da sveglio, poi pure mentre a dormire namo, no? Buona carmata. E vabbè ragazzi, è finita anche questa seconda puntata del Contadino cerca moglie. E che dire, oggi è stata una bella puntata, ci sono stati altri limoni, sta Sara sta proprio bella attiva, sta proprio bella agguerrita, proprio di gamba tesa così, a limone alla volta, bella. Una limonessa, la contessa dei limoni. Vabbè, mi piace, brava. E va bene ragazzi, è finita per oggi questa seconda reaction del Contadino cerca moglie. E ricordatevi ragazzi di iscrivervi al canale, mettere like, commentare, fare tutte le cose che dovete fare, ma non fate mai. E dato che ci sono, saluto anche le ragazze protagoniste di questa serie, che alcune mi hanno anche scritto nei commenti nel video precedente e su Insta mi hanno fatto le storie. Brava ragazze, voi mi siete proprio simpatiche, paraculo. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao ragazzi.